Bene, intanto Matteo, ti ringrazio. Siamo al Grazie secondo appuntamento, quindi secondo video dove parliamo con un responsabile AIEL, quindi adesso tocca il tuo turno. So che tu sei una persona molto autorevole all'interno di AIEL e ti occupi prevalentemente di certificazioni EN+. E le domande che in tanti mi fanno è proprio: Ugo, parlami un attimino di pelle, di qualità di pelle, di certificazioni. E sfrutto l'occasione di essere qui in AIEL e quindi lascio parlare a te, Matteo. Ma il consiglio che possiamo sempre dare, soprattutto al consumatore finale, è di acquistare materiale certificato, quindi pellet certificato, in particolar modo EN+, che è la certificazione della qualità del pellet numero uno al mondo. Perché scegliere un pellet certificato? Per l'omogeneità del materiale, omogeneo e di alta qualità, che quindi rende ottima la combustione con basso residuo di ceneri, massimizza l'efficienza e con questo migliora anche la qualità dell'aria, dimezzando le emissioni nell'utilizzo quotidiano all'interno delle stufe, dei termocamini e fino diminuendola fino a 4 volte nel caso delle caldaie. Allora, scendendo un attimino sul tecnicismo, che è un po' la tua materia, prevalentemente tecnica, quanto è importante, l'utilizzo del pellet di qualità e soprattutto per l'utilizzatore finale che magari si vede ricapitare semplicemente il sacchetto, se vuoi anche parlare un po' di quanto è importante la filiera, che poi arriva a consegnare il sacchetto del pellet alla signora Maria o al signor Mario di turno. La qualità del pellet e quindi la certificazione è assolutamente importante perché avere un buon materiale che brucia bene diminuisce la necessità di mantenere il proprio impianto. Quindi anche a fronte di eventualmente un leggero sborso economico in più all'inizio dell'acquisto del materiale, in realtà nel medio e lungo periodo si avrà anche un notevole risparmio in termini di manutenzione dell'impianto stesso. E la filiera, averla controllata, certificata, è assolutamente fondamentale per avere degli operatori di mercato strutturati, consolidati, conosciuti e noti e per evitare, se mi passate il termine, anche le fregature che poi non piacciono mai a nessuno, né in termini di quantità né eventualmente in termini di mancata consegna del materiale stesso. Ah, certo. Beh, ti dirò che ho una sfilza veramente enorme di gente che ha avuto un sacco, parlando proprio di sacchetti di pellet, un sacco di problemi acquistando un pellet anziché l'altro. E quindi senza scendere nella tipologia a livello di marca, però secondo te, secondo la tua esperienza da certificatore anche, quali sono gli strumenti, anche se basici o semplici, che un utilizzatore finale, un padrone di casa, può tenere sempre presente prima di acquistare un determinato pellet? Lo strumento più semplice è il marchio di certificazione che deve essere presente sul sacco e al di sotto del quale c'è un codice univoco identificativo dell'azienda certificata. La qualità del materiale, l'azienda, l'approvazione della grafica sono tutte informazioni che l'utente può verificare autonomamente, gratuitamente, liberamente in qualsiasi momento accedendo al sito della certificazione Ok. e questo è oggettivamente un modo importante, è un primo passo per essere sicuri di quello che si compra. Matteo, così, giusto per scendere proprio nel pratico, 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 no? La differenza sostanziale o le differenze che contraddistinguono la combustione di un pellet certificato buono e quindi probabilmente a livello di mercato lo si paga un po' di più rispetto a acquistare e quindi bruciare un pellet prevalentemente di scarsa qualità o di bassa qualità, legato anche ad un prezzo che magari è un po' più basso rispetto a quello che si trova generalmente nel mercato. Quali sono i problemi che l'utilizzatore finale può avere? Nel pratico il problema è l'incrostazione, ad esempio, del residuo ceneri e le incrostazioni all'interno della camera di combustione del proprio apparecchio che poi costringeranno l'utente a un esborso monetario economico anche importante per pulire e mantenere in via straordinaria, diciamo, il proprio impianto. Quindi questo è il principale problema. Poi appunto la qualità porta a una combustione più pulita, più efficiente, quindi maggior calore disponibile e minori emissioni. E minori emissioni che è importante, visti anche per evitare i Vivendo. blocchi che pure ci sono, insomma. Certo, quindi è sempre fondamentale, insomma, a tenersi bene,
all'utilizzo di un buon pellet piuttosto che Assolutamente. guardare solamente l'esborso economico immediato, che poi guardando a livello statistico anche i miei partner installatori, che poi svolgono anche la funzione di post vendita, quindi di assistenza, si rendono conto sia loro che poi l'utilizzatore finale che alla fine dell'anno aver risparmiato magari un po' di più sul pellet vuol dire spendere di più in Assolutamente. assistenza e manutenzione. Assolutamente. E ti aggiungo una cosa che in realtà non c'entra, ma che è importante per i consumatori. Il mio invito è anche quello di favorire il pellet sì certificato, ma certificato in Italia. Cerchiamo il codice italiano, la filiera è controllata, noi come ufficio siamo attenti a garantire che il consumatore finale poi abbia quello che davvero ha acquistato. Ah, bella cosa. Ok, Matteo, intanto grazie mille per queste Grazie a te. informazioni che sono state e che saranno senz'altro una linea guida per tutte le persone che ci stanno guardando. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!